bomba d'acqua su Marosse che arriva al risarcimento, ma a pagare una banca e non il pubblico, ai cittadini 24.000 euro. Ma il ponte dov'è? A Bassano manca la segnaletica, i turisti si perdono, la denuncia della consigliera Bizzotto. Polemiche sulla giustizia, spesso si usano due pesi e due misure, ecco cosa ne pensano i bassanesi. Il presidente Mattarella ad Asiago ricordando la Grande Guerra, nel frattempo gli studenti incontrano l'esercito al Sacrario del Grappa. Hanno occupato la casa di una disabile a Thiene e i due nordafricani usciranno dall'appartamento il 1° settembre. I membri del consiglio di quartiere chiedono all'amministrazione di istituire il senso unico in via Tabacco. E a Cittadella è inaugurato il Giardino degli Angeli, il limbo dove riposano i bimbi non battezzati. Buonasera a tutti voi telespettatori, lo avete sentito dai titoli, sono state consegnate le prime risorse economiche ai cittadini di Marostica colpiti dalla bomba d'acqua del 2014, sentite. Marostica è stata colpita fortemente da una bomba d'acqua, dalla rottura di argini che hanno provocato dei danni incredibili. Per cui sono contento e sono orgoglioso che anche questa volta la mia banca sia intervenuta. Dove non arriva il pubblico interviene il privato, con 24.000 euro consegnati ai cittadini di Marostica colpiti dalla bomba d'acqua del 21 luglio del 2014. È stato necessario l'intervento di una banca per ristorare parzialmente i residenti che in pochi minuti sono stati sommersi dall'acqua subendo danni ingenti. Ho ricevuto un contributo che in denaro che speriamo sopperisca qualcosa delle perdite avute. Speriamo un qualcosa di piccolo contributo, visto che nessuno altro si era messo davanti a parlare, a richiedere qualcosa, né banca né comune, nessuno. Questi cittadini sono arrabbiati, dicono di essere stati lasciati soli. Nessuno a tutti i livelli istituzionali in questi anni ha pensato di risarcirli, men che meno ad aiutarli. Volevo esprimere anche un profondo rammarico nel comportamento del Comune di Marostica, Regione Veneto, per l'assoluta latitanza nel corso di questi due anni all'alluvione del 2014. Abbiamo fatto le foto, sono andata di persona e niente, ci hanno riso in faccia, ecco tutto lì. La consegna degli assegni è stata fatta a Mason, la banca infatti a Marostica ha incontrato qualche difficoltà. Purtroppo sono imprevedibili, ultimamente i fenomeni atmosferici sono sempre più frequenti, quindi giustamente anche il privato e non solo l'ente pubblico dà un ristoro. Ed ora ci occupiamo di un annoso problema che riguarda il centro storico della città, quello della segnaletica, sentite perché. È una grossa lacuna per Bassano che si vanta di essere città turistica. I turisti che arrivano non sanno dove andare, quindi sono per forza di cose costretti a rivolgersi ai commercianti, ai pubblici esercizi per chiedere dov'è il ponte. E questo è ridicolo. Eppure era l'agosto del 2014 quando l'assessore alla promozione del territorio, Giovanna Ciccotti, annunciò il progetto della neoinsediata amministrazione comunale di ideare un piano organico per la segnaletica del centro storico. Sono passati un anno e mezzo abbondante e di questo progetto non si sa nulla, non si è visto niente e ad oggi ci troviamo con delle segnaletiche, per esempio, che indicano l'ufficio informazioni turistiche ancora nella vecchia sede di Largo Corona e non ci sono indicazioni nuove, non ci sono le indicazioni per il ponte. Anzi, ad essere sinceri, qualcuna c'è. Peccato però che... Alcune creano assolutamente confusione perché sono contraddittorie, indicano da una parte e allo stesso modo magari indicano la parte opposta, quindi chiaramente il visitatore si trova in uno stato di confusione. In altri casi sono corrette e ben visibili, ma poco interessano i turisti che visitano la nostra città. Urban Center penso sia sicuramente meno importante del Ponte degli Alpini, c'è veramente una confusione incredibile e vogliamo che questa situazione venga presa per mano seriamente e che si dia a Bassano quell'impulso anche in queste piccole cose che merita, perché Bassano è una città turistica e anche l'assessore lo deve capire. Lo deve capire e darsi da fare, perché Bassano non può restare una città turistica solo sulla carta, servono i fatti. E si occupa di giustizia. Questa settimana il nostro TG Linea Aperta con il seguente quesito posto a voi telespettatori. La legge è uguale per tutti o è cosa per pochi? Come sempre voi potete dire la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. E noi siamo andati invece a sottoporre il quesito direttamente ai bassanesi. Allora sentite cosa hanno risposto. Secondo lei, signora, la giustizia è davvero uguale per tutti in Italia? No.
assolutamente no. Ci sono due pesi e due misure. Esatto, esatto. Secondo lei chi è favorito oggi nella giustizia italiana? Più i delinquenti delle persone oneste, secondo me, ma molto di più i delinquenti. La giustizia è davvero uguale per tutti in Italia? No, purtroppo no. Non ho avuto occasione di sperimentare. Speriamo, perché dovrebbe essere uguale per tutti. Qualche volta viene qualche dubbio che ci sia qualcosa che non va, però si spera sempre in positivo. Ecco, perché nei tribunali c'è scritto, no, la legge è uguale per tutti. Per tutti. Però non credo per tutti, il mio pensiero. Chi è che viene favorito oggi dalla giustizia? Guardi, non ho idea, ma ho la sensazione che non sia comunque uguale per tutti. Vengono essere, non so, chi ha i soldi, chi ha potere, chi ha... Chiaro. Due pesi e due misure, dunque. Sì, secondo me sì. Ed è arrivato poco dopo le 10 del mattino ad Asiago il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'altopiano per la celebrazione del centenario della Grande Guerra. Allora, prima c'è stata una visita privata al Sacrario e poi al Consiglio Comunale Straordinario. Mattarella in Piazza Carli ha detto che l'Italia è riconoscente per i dolori patiti in queste zone. Ancora congelata invece dalla Segreteria di Stato la cittadinanza onoraria che il sindaco Rigoni Stano voleva dare al Presidente della Repubblica. Forse per l'occasione le formalità e il protocollo per una volta potevano essere superate. Ma non solo Mattarella, per il 24 maggio sul Grappa, tappa dell'iniziativa L'Esercito combatte studenti e militari insieme per ricordare la Grande Guerra. Studenti e militari insieme sui luoghi della Grande Guerra. Tappa sul Grappa per l'Esercito Combatte, iniziativa per ricordare in tutta Italia il primo conflitto mondiale e per riportare alla memoria i valori e il sacrificio degli italiani che combatterono in trincea. Come ha ricordato il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Enrico, noi abbiamo degli uomini e delle donne oggi che continuano a fare in silenzio lo stesso lavoro che i nostri nonni hanno fatto allora, non per unire l'Italia, ma per aiutare le popolazioni delle principali aree di crisi a ritrovare la pace, l'unità e la sicurezza. Questo il messaggio lanciato per l'occasione. Sono 11 le delegazioni composte da militari e studenti impegnati in un percorso condiviso lungo tutta la penisola. Sul Grappa sono arrivati gli studenti dell'Istituto d'Aronco di Gemona del Friuli con i militari della Brigata Alpina Giulia. Abbiamo iniziato il percorso con la visita al comando della Brigata alla caserma di Prampero a Udine e oggi siamo qui sul Sacrario del Monte Grappa e poi proseguiremo con altri incontri. I ragazzi mi sembra che siano stati interessati sin da subito, siamo stati accolti e accompagnati anche dalla truppa della brigata che si è dimostrata un utile momento di contatto. E a Bassano ora per la richiesta avanzata dai membri del consiglio di quartiere della zona sud-est della città. Bassano, la strada è pericolosa e i cittadini chiedono all'amministrazione di istituire un senso unico in via Tabacco. Il tratto incriminato è quello tra l'uscita del sottopasso e l'incrocio con viale Parolini. In quel punto la carreggiata si stringe e c'è il concreto rischio che i passanti vengano investiti. I membri del consiglio di quartiere della zona sud-est hanno quindi chiesto questo intervento al comune. A loro parere è immediato e a costi bassissimi. E nelle scorse ore grave incidente tra mezzi pesanti che ha coinvolto un camion di una ditta rosatese. Un auto articolato di una ditta di Rosà è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla Feltrina a Quero. Due mezzi pesanti che viaggiavano in direzione opposta sono entrati in collisione. Uno di questi, un autocarro di un'azienda trentina, carico di materiale ferroso, è finito in bilico nella scarpata fra la strada e la ferrovia. Lievemente ferito il conducente, un trentino di 49 anni. Lo scontro è stato causato dall'invasione di corsia da parte di uno dei due camion, cui ha contribuito sicuramente l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. La Feltrina è rimasta interrotta per 3 ore e mezza. Ora andiamo a Atene perché ci sono novità sulla storia della disabile a cui due nordafricani hanno occupato l'appartamento. Tiene, i due nordafricani che stanno occupando l'appartamento al civico 13 di via Marconi potranno rimanervi fino al 30 settembre, poi se ne andranno. A dare l'annuncio è stata l'avvocato che sta seguendo la disabile che si è vista occupare l'appartamento durante un sopralluogo per dei lavori. È stato raggiunto un accordo tra le parti in causa. Se tutto andrà per il verso giusto, dunque, tra poco più di 4 mesi la donna potrà ritornare in possesso dell'immobile. Fino a quel momento però gli occupanti non pagheranno un euro. Ora una storia particolare che arriva da Bassano, l'oggetto da contendere è un gatto.
Bassano. Smarisce il gatto, un'associazione animalista lo recupera ma lo dà ad altri. Questa è la denuncia di un 55enne residente in via Monte Ortigara. Si è rivolto ai carabinieri perché da quasi due mesi ha perso le tracce del suo animale, a cui era molto affezionato. Ai militari dell'arma ha detto che l'associazione continua a dare risposte evasive. Insomma, del micio non si sa più nulla. I carabinieri stanno indagando per appropriazione indebita. Ed ora con le prossime immagini vi mostriamo una visita speciale arrivata oggi nei nostri studi. Toccare con mano il proprio futuro, vedere da vicino quella che un domani sarà o potrebbe diventare la propria professione, sentirla raccontare con passione da chi quotidianamente la vive dall'interno. È questa l'opportunità che hanno avuto oggi gli alunni del primo anno del corso per operatore elettronico dell'ente di formazione Irigem di Rosà, in visita ai nostri studi di via Melchiorazzo a Bassano. Accompagnati dai propri docenti, i ragazzi sono stati accolti dai responsabili tecnici di Rete Veneta, che hanno mostrato loro come viene prodotta una trasmissione televisiva, dalla regia alla messa in onda, per poi spiegare come si compone e gestisce un palinsesto. In sostanza, i ragazzi hanno potuto vedere ogni minimo aspetto tecnico che regola il sistema audio-video di una TV. Particolare attenzione è stata data ai sistemi di telecontrollo di tutti gli impianti di trasmissione, che gli allievi hanno potuto vedere da vicino sulle pendici di Rubbio, dove hanno avuto modo di conoscere ogni aspetto, dai tralicci alle parabole e di tutti quegli apparati di distribuzione del digitale terrestre. Un'occasione unica dunque per i ragazzi di Irigem per capire cosa accade dal momento in cui nasce una trasmissione a quello in cui si trasforma nel segnale che tutti voi vedete da casa sul canale 18. Una lezione tenuta lontano dai banchi di scuola, ma in grado, più di molte altre, di dare agli studenti strumenti utili al loro futuro. E domani, assicurano i meteorologi, arriverà finalmente l'estate, con essa il momento dell'immancabile cambio di guardaroba. Per molti sarà anche un momento per andare a scegliere nuove calzature adatte alla stagione, ma quali caratteristiche però deve avere una buona scarpa? Allora lo abbiamo chiesto ad un esperto ospite in questi giorni di un negozio di calzature a Piazzotto Montevecchio a Bassano. Seguire i dettami della moda, ricercare la qualità o basarsi solo sul prezzo? Scegliere una calzatura adatta al proprio piede non è certo cosa facile. E allora ecco cosa suggerisce l'esperto. Bisogna distinguere perfettamente tra quello che è un prodotto di qualità e un prodotto che non è di qualità. Le caratteristiche principali di un prodotto in qualità sono l'uso dei pellami e l'uso dei materiali e il tipo di costruzione. Queste sono le due principali caratteristiche che distinguono il tipo di prodotto da acquistare. Facile forse per chi maneggia scarpe tutto il giorno, più complesso per tutti gli altri. E allora come fare? Farsi consigliare da persone esperte, che possono consigliare su quello che è appunto l'utilizzo sia del materiale sia del tipo di costruzione. Materiale e costruzione dunque gli elementi chiave in base ai quali compiere una scelta. Ma se un tempo materiali come cuoio e pellame erano sinonimi di garanzia, oggi c'è chi per ragioni ideologiche rifiuta il loro impiego. Ecco allora che anche l'industria della scarpa cerca nuove frontiere. Ci sono sia le scarpe, diciamo tra virgolette, ecologiche, perché non hanno materiale animale, però sono prodotti chimici, altri invece che sono totalmente prodotti naturali, fatti con fibre naturali. C'è un'azienda olandese, secondo me intelligentissima, all'interno del laccio inserisce un seme. Quando lei ha finito di utilizzare la calzatura, la può tranquillamente tagliare a pezzi, sotterrare, e le nasce una pianta. Caos e terrore questa mattina all'ospedale di Cittadella. Un ventenne senegalese portato nella notte dai carabinieri al pronto soccorso per un forte mal di testa ha dato in escandescenza aggredendo due dipendenti e sfasciando una porta di un reparto. L'uomo, forse in stato di ubriachezza, si era addormentato su alcune sedie quando è stato svegliato dalla detta delle pulizie in preda all'ira. Ha preso il bastone di una scopa e ha picchiato la donna e poi ha aggredito anche una dipendente della portineria corsa in suo aiuto e, non contento, ha anche rotto una porta. In ospedale sono arrivati i carabinieri e, dopo che il senegalese è stato sedato, lo hanno portato in caserma, dove è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Claudio Dario, ancora per pochi giorni direttore generale dell'ULS 15, ha verificato le condizioni di salute delle due dipendenti aggredite e hanno ferite guaribili in 20 giorni. E invece è stato inaugurato a Cittadella il Giardino degli Angeli, cerimonia toccante e partecipata. È stato inaugurato con una cerimonia solenne il Giardino degli Angeli di Cittadella. Si tratta di uno spazio del Camposanto dedicato ai neonati morti senza il battesimo o venuti al mondo privi di vita.
La messa è stata celebrata da Don Remigio Brusadin, che ha dato il cosiddetto battesimo del desiderio a tutti i piccoli sepolti in questo luogo. Il giardino è stato realizzato grazie a una vera e propria mobilitazione cominciata con la sensibilità di alcuni singoli cittadini che si sono riuniti in un comitato, sostenuti poi da privati ed aziende con l'intervento dell'amministrazione. All'immo si accede da una porticina posta sulla sinistra dell'emiciclo centrale. All'ingresso la statua e la preghiera dell'angelo. C'è anche un leggio con un libro, permette ai visitatori di lasciare un pensiero. Controlli antidroga questa mattina da parte della polizia locale di Cittadella negli istituti scolastici del territorio. Gli agenti si sono presentati con l'unità cinofila antidroga e alla vista dei cani alcuni studenti dell'istituto ENAIP si sono dati alla fuga riuscendo a dileguarsi. Uno dei cani però ha fiutato qualcosa all'interno di un tombino. Una volta aperto con l'intervento di tecnici comunali, gli agenti del comandante Grandin hanno rinvenuto una dose di marijuana. Altre 13 banche venete a rischio e la mafia nelle imprese. Se ne discuterà questa sera a Focus, ospite del nostro direttore. A partire dalle 21.05 saranno Renato Boraso, Tiziana Agostini, Walter Orsi, Morena Martini, Alberto Semenzato, Damiano Gottarello, Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato. E come sempre anche voi telespettatori potete partecipare alla diretta inviando i vostri sms. Ora vi lascio come ogni sera alle previsioni del tempo, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione. Di serata. Arrivederci. Le previsioni per domani. Tempo parzialmente soleggiato, con nubi più frequenti sulle zone montane. Precipitazioni assenti, salvo una probabilità al più bassa di occasionali piovaschi pomeridiani in montagna. Temperature in contenuto aumento, salvo locale stazionarietà delle massime in montagna. Venti in quota deboli occidentali, moderato rinforzo alla sera. Altrove deboli di direzione variabile. Mare poco mosso.